Salve, mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi vi presento tre straordinari progetti disegnati dal grande designer Giancarlo Zema. La shell, significato conchiglia. Le grandi spirali alternate di una conchiglia tridacna che emergono da una lunga spiaggia sabbiosa di Baku. Hanno ispirato l'architetto italiano Giancarlo Zema a progettare un innovativo centro velico multifunzionale. La sinuosa copertura lunga 200 e profonda 60 metri, rivestita di pannelli in alluminio e superfici fotovoltaiche, protegge i tre principali volumi architettonici di 15 e 20 metri, che ospitano al loro interno un hotel per giovani studenti, un atrio con caffetteria, uffici, una sala stampa, un'area conferenza, fitness, spogliatoi per personale di bordo e un'area di stoccaggio per piccole imbarcazioni. Una lunga passeggiata lastricata delinea su un'ampia baia. L'area è circondata dalla scuola di vela con laghetti adiacenti, aree verdi e un piccolo anfiteatro. Per arricchire l'area del porto ci sono vari pezzi di attrezzature tecniche e caratteristiche come gru, banchine galleggianti e grandi scivoli. Il complesso è facilmente raggiungibile dall'autostrada e presenta un numero di aree per il parcheggio e lo stoccaggio di rimorchi. Con il progetto Shell, Baku è stato potenziato da una importante struttura didattica finalizzata alla costruzione di una nuova generazione di giovani marinai esperti. Molte persone sognano di avere un giorno uno yacht speciale. Ebbene, il futuristico Trilobis 65 è uno di questi. È essenzialmente un veicolo semi-subacqueo che permetterà ai passeggeri di sperimentare, vedere la vita sotto la superficie mentre ancora si godono le lussuose sistemazioni di un cortile. Il designer afferma che lo scopo principale di questo progetto è quello di permettere a tutti di vivere in un ambiente fantastico e insolito, in un habitat non inquinante, autosufficiente. Si compone di 4 livelli collegati da una scala a chiocciola. I livelli superiori, di 3,5 metri sopra la superficie dell'acqua, mentre il secondo livello si trova a quasi 1,5 metri sul livello del mare e dispone di piattaforma esterna e centro di visione diurna. Il piano successivo è semisommerso ed è indicato come zona notte composta da bagni e vano motore. L'ultimo livello è completamente immerso a 3 metri sotto la superficie e nell'area di contenimento e osservazione dedicata alla vita marina. Lo yacht è costruito in acciaio e alluminio, rendendolo riciclabile all'80%. La barca ecologica di alta gamma ha un prezzo di 4 milioni. Bene, questo è il Water Nest, il nido d'acqua. La casa galleggiante ecosostenibile progettata per EcoFlow Life è un involcro di unità abitativa di 100 metri quadri con un diametro di 12 metri e un'altezza di 4 metri. Realizzato interamente in legno lamellare riciclato e uno scafo in alluminio riciclato. I balconi si trovano ai lati e grazie alle ampie finestre permettono di godere di affascinanti panorami sull'acqua. I lucernari dei bagni e delle cucine sono situati sul tetto in legno, così come i 60 metri quadri di pannelli fotovoltaici, amorfi in grado di generare 4 kW, che vengono utilizzati per le esigenze interne dell'unità residenziale. Gli interni del nido possono includere un soggiorno, zona pranzo, camera da letto, cucina e bagno o avere altre configurazioni in base alle diverse esigenze abitative o di lavoro. È perfetto come una casa ecologica, ufficio,
lounge bar, ristorante, negozio o spazio espositivo galleggiante. Gli arredi selezionati nel catalogo EcoFlow Life sono di alto design, ecologici ed eleganti e soddisfano così le esigenze contemporanee più esigenti. Può essere posizionato lungo corsi d'acqua, laghi, baie, atolli e aree di mare con acque calme. L'uso di materiali e sistemi di produzione sostenibili rendono questa unità riciclabile fino al 98%. Inoltre, grazie ad un sofisticato sistema di microventilazione interna, naturale e aria condizionata, è classificato come un habitat residenziale a basso consumo. Il Water Nest 100 è la soluzione ideale per coloro che desiderano vivere in modo indipendente, esclusivo e in completa armonia con la natura. Questa era la casa galleggiante con diverse configurazioni possibili e diverse esigenze abitative. Bene, per oggi è tutto, grazie di aver guardato il video, se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante, ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite e a presto con un altro fantastico video. We'll be right back.